Grazie ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete siamo qui su Clash o Clans, più precisamente il villaggio secondario. Perché comunque per livellare quelle cose sono le cose un po' più veloci da fare. Poi non appena finita la torre d'arciere passerò al cannone. E poi con calma farò tutto il resto. Allora, come vedete, ho raccolto nel mentre un bel po' di roba. Quindi in questo modo dovrei riuscire. No, non ce l'ha. Non mi basta la quantità di oro che ho. Ok. Non vedo l'ora di arrivare al livello, portare il TH al livello successivo, al livello 9. Ok, ne riesco a fare giusto qualcun altro. Quindi direi di proseguire da questa zona. Ne riesco a fare l'ultimo muro. E comunque ne ho fatti veramente, veramente tanti. Ora. Sì, le sfide ci stanno. Ok, come prima sfida danno la pozione della forza. Ok, quindi diciamo che le cose da fare sono veramente, veramente tante. Delle missioni poi con calma me le andrò a vedere tutte. Allora, vediamo se qui abbiamo qualcosa di utile da fare. Non credo. Diciamo che forse qualcosa si riuscirebbe a fare qui. Ora, sicuramente piazzo le valchirie e lo stregone e poi passo subito con l'attacco vero e proprio. Ora, la cosa migliore che si può fare è piazzare di qua e piazzare di qua le due furie. Così in questo modo si riesce a essere rapidi per quanto riguarda il doppio attacco sia da una parte e dall'altra. Ok, per quanto riguarda le difese aeree sono riuscito a buttarle praticamente giù tutte. Ok, mi pare pure le difese normali, cioè dovrei aver fatto. No, mancano le Tesla lì. Ok, intanto vediamo cosa ci danno queste. Magari ci dà qualcosa di là. Ok, intanto loro sono entrati. La cosa è veramente ottima. Tu sei riuscito a fare. Ok, seconda stella fatta. Ok, pure queste difese. Ok, ora sostanzialmente le uniche cose che sono rimaste da buttare giù sono le due difese. Ok, cioè le due capanne di costruttore. E quindi siamo riusciti a portarle. Vediamo qual è la rosa 160 che ci dà la pozione dell'eroe, che non credo si utilizzerà in qualche modo. Sarà più. Sono, per il momento sto utilizzando parecchio le pozioni, quelle come si chiamano? Dell'addestramento. Posso già. Ok, sì, qua posso potenziare un bel po' di cose. Direi di passare subito al potenziamento per quanto riguarda i domatori di cinghiale. Ora, anche perché comunque sono abbastanza fortunato perché lo posso fare in questo momento perché le difese costano meno. Nel senso, la cosa. C'è stato l'evento dei domatori che
che non è che costa chissà, che abbassano il costo dei domatori stesse. Ora pensavo di attaccare da questa parte qui. E in questo modo, ok, dovrei riuscire a fare veramente qualcosa così. Ora vediamo un po'. Ok, le mongolfiere vanno verso il basso. Ok, l'importante per me era abbattere le difese aeree, perché comunque è vero che ci stanno le torri di arcieri, però per quanto riguarda le torri alle mongolfiere non è che fanno tutto questo danno. Quindi dovrei. Quelle che fanno veramente danno alle mongolfiere sono appunto le difese aeree. Ok, lui fortuna aveva solo un livello 1 per quanto riguarda per quanto riguarda il Re Barbaro, quindi sto abbastanza tranquillo. Ok, tutte le difese le ho buttate giù, quindi sto a posto. Pure per quanto riguarda il municipio, sto a posto. E anche in questo caso ho fatto 3 stelle. Allora, spero di arrivare al TH quello successivo. Cioè il TH vuol dire la lega successiva, perché se non ricordo male, quella successiva dovrebbero darmi. Cominciare a darmi l'elisir nero. Aspetta, incantesimi, perché tu costi di meno. Ah, anche quella della cura costa di meno. Però devo usare, basta semplicemente usare i domatori. Infatti, se si va a guardare, i domatori costano solamente 12 l'uno. Ora me ne servono 8. Però non mi basta il quanto riguarda. No, non volevo mettere Mungo. Volevo mettere. Abbassare il livello di. Livello di nostri munici. Dei nostri cinghiali. Ah, ok, semplicemente scontro a due utilizzando i barbari. Poi, volendo, potrei usare un drago, non lo so, anzi direi che a questo punto utilizzo i giganti, così perlomeno recupero da una parte. E purtroppo ne posso fare solo uno perché altrimenti non finirò l'elisir nero. Mi ricordavo che anche in questo villaggio avevo la possibilità di recuperare l'elisir nero all'interno dei premi del bonus stella. Okay. Per livellare quello devo portare il municipio a livello più alto. Ora posso portare a livello più alto la caserma nera. Però tesoreria, ok. Mi ero scordato di recuperarla, quindi posso livellare un altro muro. Allora, quindi la cosa che posso fare, vero, con 1,5 milioni posso fare il doppio cannone. Ma appena recupero un po' mi metto a farlo. Allora, dove sta il coso per potenziare? Sì, è vero, ho messo a fare l'elisir.
ci ha messo a fare quello di sennero. E quindi posso portare la caserma nera al livello più alto. Comunque ne ho due, quindi nel mentre questa si potenzia ho l'altra che intanto livella. Ho ancora 1.700.000. Ok, quindi praticamente ho finito quello che quanto, per quanto riguarda il potenziamento degli edifici con l'elisir. Quindi ora come ora le uniche cose che posso potenziare con l'elisir sono quelle all'interno del laboratorio e comunque ne ho veramente veramente tante ancora da potenziare, che mi pare dopo il livello massimo è il livello 5. Una cosa che volevo fare giusto un paio era quello di andare fare il no questa zona di diciamo questi attacchi a due scontri a due, perché l'obiettivo principale per il momento è di fare di ottenere 5 per 5 volte i 3 bonus stella, quindi l'obiettivo è quello di visto che me ne manca per il momento uno solo per arrivare a un livello, a ottenere il primo dei 5 che devo avere, direi che sta di stare diciamo abbastanza a posto. Ok, praticamente penso che oltre al deposito riuscirei a fare solamente il sì, riesco a fare il raccoglitore d'oro, la miniera. E poi penso che comunque il cannone mi butti giù l'ultimo arciere. Appunto. Ok, ho ottenuto vittoria. Ho ottenuto pure veramente tante risorse. Ah, è vero, cioè, perché c'è stato sto qui il 500 del 1000% degli scontri a 2, quindi da pure quello da parecchia roba. Direi di provare a farne un altro. Vediamo se in questo caso riesco, anche in questo caso riesco a fare qualcosa. Ok, là ci sta il cannone che a quanto pare ok, ha puntato sopra sia ok, perfetto, sia il cannone che l'arciere, la torre dell'arciere hanno puntato gli occhi su due giganti. Ok, speravo che gli arcieri avessero da dessero una mano a ai giganti per quanto riguarda l'abbattimento delle difese, almeno per la torre di arcieri. Ok, direi 280.000 per il nuovo accampamento. Ok, quindi ce l'ho lo spazio. Allora, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un bel mi piace.